Inaspettata il tuo ritorno tra i titolari lunedì oppure te lo aspettavi tutto sommato perché magari eri stato avvertito un giorno, 2 giorni prima? No, no, sinceramente sono rimasto sorpreso e ho sfruttato bene questa possibilità che mi ha dato il mister. E lavoro tanto durante la settimana e quindi niente, mi ha dato questa opportunità e l'ho colta bene. Tuo destino con quello di Mattia sono un po' opposti. Tu trovai più spazio con Pallarini, un po' meno con Sandera, Mattia è il contrario. Come si vive alla tua età, alla vostra età, in una situazione del genere? E stare fuori è brutto perché giustamente la domenica vorrebbero scendere tutti quanti in campo, però le scelte le fa il mister e giustamente uno si accontenta della decisione del mister. L'importante è sapersi, diciamo, saper più che altro sfruttare la possibilità che ti dà il mister. Magari però forse dovevate giocare fin dall'inizio tutti e due insieme perché domenica lunedì avete dato la dimostrazione che No, io insomma con potete Mattia stare. mi trovo bene, ma come del resto con tutti quanti, con Mori, con Radi, io, cioè, mi trovo bene con tutti. Sono bravissimi ragazzi, oltre che buoni giocatori. Sembra che vi completate però, diciamo, tu e Mattia. Tu sei un po' più propenso all'impostazione. Invece è un po' più cattivo, Sì, insomma, sì, si sì, copre sì. bene le spalle. No, no, giustamente, hai detto bene, siamo con due caratteristiche differenti e quindi ci completiamo. Mi sono trovato molto bene con lui lunedì. Senti, il timore era il fatto che come coppia non avete molti centimetri da poter far valere sulle palle alte, considerato anche che come compagni di reparto avevate non due imponenti, come dire, persone come Pezzotti e come Ravisà, parlo ovviamente Certo, sì, a livello come di... altezza. Mi sembra che tutto sommato invece questo timore lo avete subito fugato nel corso della Sì, partita. ma non significa che se uno non ha centimetri non è bravo di testa, cioè questa è una cosa prettamente italiana, diciamo, è una cosa da sfatare secondo me, perché non è vero che se un ragazzo non ha centimetri non è di testa potrebbe soffrire. La dimostrazione è stata anche di lunedì. Un pochino meglio nella ripresa rispetto al primo tempo, sei d'accordo? Sì, no, Parlo a livello generale, eh? all'inizio sì, all'inizio abbiamo sofferto, loro sono un'ottima squadra. Nella ripresa abbiamo creato anche diverse occasioni da gol, dove è stato anche bravo il portiere loro. È stata una partita dove abbiamo sofferto, però abbiamo portato a casa il risultato. Senti, ritornando un po' sulla tua prestazione, come sei riuscito a rompere il ghiaccio subito, considerato che negli ultimi tempi non giocavi più, comunque sempre una partita importante con la luce dei riflettori, insomma, c'erano alcune incognite che magari potevano portarsi dietro, no? Certo. Uno come te. Come sei riuscito a rompere subito il Mi ghiaccio? hanno aiutato tanto i compagni, diciamo, soprattutto i più anziani come Sabatino, anche e soprattutto Daniele Mori, che anche se purtroppo infortunato, però mi ha dato una grossa mano in questo periodo, quindi lo posso solo che ringraziare. E ora la partita di sabato, Sì. difficile, è un avversario secondo me piuttosto sotto l'aspetto agonistico rispetto all'Albino Leffe, anche perché ha un allenatore che fa proprio di questa caratteristica, no? Il suo operato. Sabato affronteremo una grande squadra, secondo me anche guidata da un ottimo allenatore, è una delle squadre che mi ricordo all'andata ci ha messo più in difficoltà. Loro credono che giochino 3-5-2, quindi dobbiamo a livello tattico dobbiamo, diciamo, cambiare qualcosina rispetto a lunedì. In settimana lavoreremo in modo tale da poter affrontare la gara contro il Modena nel migliore dei casi. Cercando sempre di portare a casa il risultato. C'è il rischio che si possa ripetere una prestazione magari con dei problemi come quella a Teramo?
comunque affrontate una squadra che si trova in una situazione simile. Ma noi a Teramo secondo me siamo stati sfortunati, non meritavamo sicuramente di perdere. E noi ce la mettiamo tutta come ogni partita e dall'inizio di questo campionato portiamo sicuramente, giochiamo per portare a casa il risultato. Poi ci può stare che per varie cose si può perdere, si può pareggiare, ma l'atteggiamento nostro è sempre quello di vincere. Bisogna tornare a vincere, tu dici l'atteggiamento è sempre di vincere, però bisogna tornare a vincere anche perché se avete in testa l'obiettivo di raggiungere il sesto posto che permette di giocare il primo turno in casa, in questo momento il Gubbio sta un po' scappando via. Da meno uno siamo a meno tre, insomma, in questo momento. Anche il Gubbio deve giocare, non è che, cioè, nel senso, anche il Gubbio avrà delle gare difficili. Io credo che se continuiamo come stiamo facendo ultimamente ci possiamo arrivare tranquillamente al sesto posto. E poi logicamente vincere, tutti quanti vorrebbero vincere, poi purtroppo ci sono anche diverse cose da metterci in conto. Però l'importante, secondo me, la cosa che non dobbiamo sbagliare è l'atteggiamento. L'atteggiamento da mettere in campo e quindi con l'approccio alla partita, tu parli? Sì. Sempre cattivi, lottare su ogni pallone, come stiamo facendo ultimamente, come abbiamo fatto sempre. Senti, negli ultimi tempi non ti sei visto più in campo, ovviamente, no? Come hai vissuto questo periodo particolare? Ho sofferto, perché giustamente rimanere fuori credo che non piaccia a nessuno. Però mi sono sempre allenato bene e al momento in cui il mister mi ha dato l'opportunità di scendere in campo l'ho sfruttata bene.